Un saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa nuova puntata di Palazzo Nervegna, nuova puntata, nuovi ospiti. L'argomento però è quello del momento e resta il Covid. Cercheremo di fare il punto della situazione nel territorio provinciale di Brindisi, cerchiamo di capire qual è la situazione negli ospedali con i dati freschi alla mano, con coloro che continuano incessantemente a lavorare in corsia per tutelare la salute dei cittadini. Passo subito alla presentazione degli ospiti e poi andiamo subito con il report che è stato diffuso ieri dall'ASL di Brindisi per cercare di capire qual è la foto a livello provinciale. Intanto un saluto alla dottoressa Emanuela Ciriacile, un'infettivologa e direttrice facente funzione dell'unità operativa di medicina interna dell'ospedale di Ostuni, nonché responsabile del post-Covid di Mesagne. Grazie, dottoressa. Buonasera, buonasera. Poi con noi in questa serata abbiamo anche il dottor Luigi Vernaglione, direttore della struttura complessa di nefrologia dell'ASL di Brindisi. Una scelta che abbiamo fatto perché, attenzione, ovviamente ci sono tante patologie da continuare a curare e per capire sui pazienti di questo tipo quali conseguenze possa avere il Covid. Buonasera, dottore Vernaglione. Buonasera, buonasera a tutti. E poi il dottor Pietro Gatti, medicina interna ed oncologia, ma il coordinatore clinico del Covid dell'ASL di Brindisi. Buonasera anche a lei, dottore Gatti. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora, un saluto anche al nostro Alessandro Colavito, che come ogni mercoledì cura la nostra regia, al quale chiedo di mandare subito in onda il servizio relativo al report del territorio brindisino. Arriva puntuale l'aggiornamento settimanale dei dati sull'emergenza Covid-19 nell'ultimo report a cura della ASL. Alla data del 21 marzo in provincia di Brindisi risultano ancora positivi 1.458 soggetti. Di questi 750 sono donne e 708 uomini. L'età media dei positivi è di 47 anni. Per quanto riguarda la distribuzione per comune, i positivi sono 406 a Brindisi, 243 a Fasano, 106 a Francavilla Fontana, 76 a Carovigno, 76 a Celje Messapica, 66 a Oria, 64 a Mesagne e poi via via a scendere tutte le altre città della provincia di Brindisi. Gli attuali positivi sono così suddivisi per fasce di età: 241 nella fascia 0-18 anni, 933 nella fascia 18-64 anni, 202 nella fascia 65-79 anni. Nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 21 marzo 2021 sono stati sottoposti a tampone molecolare 90.400 residenti nella provincia di Brindisi. Di questi sono risultati positivi 12.641, quindi il 14%. Il tasso di letalità in provincia di Brindisi è pari all'1,8%, inferiore rispetto al corrispettivo tasso pugliese del 2,5%. Allora, indubbiamente c'è stata un'impennata di contagi dovuta probabilmente a dei comportamenti non corretti che abbiamo tenuto nell'ultimo periodo e non si capisce poi chiaramente quale sia la situazione del territorio provinciale in termini anche di ricoveri. Ci sono magari anche delle informazioni che sono piuttosto lacunose, anche i titoli dei giornali. Da un lato tutti quanti siamo d'accordo su questo aumento dei contagi che è inequivocabile, ma negli ospedali la situazione qual è, dottoressa? Allora sì, il numero di ricoveri sicuramente è in costante aumento, però gli ospedali infatti non sono full, non sono pieni, nel senso che riusciamo a lavorare non in saturazione, ma riuscendo ad avere sempre un numero di posti letto disponibili in modo tale da consentire un lavoro in tranquillità del pronto soccorso e consentire quasi quotidianamente di accogliere pazienti provenienti anche dalle altre province. Sta per essere attivato, è stato attivato un altro reparto ripristinato nell'ospedale di Ostuni. Nell'ospedale di Ostuni si arriverà al totale dei posti letto attivi previsti già dal piano regionale, cioè al totale di 77 posti letto attivi, quindi verranno attivati ulteriori 11 posti letto divisi tra l'unità operativa di medicina interna e l'unità operativa di pneumologia. Fra le persone che sono ricoverate,
quante versano in condizioni gravi? Allora, i pazienti arrivano spesso in gravi condizioni. Abbiamo piene le unità operative di semi-intensiva, sia per quanto riguarda l'unità operativa di medicina interna, sia per quanto riguarda l'unità operativa di pneumologia. Stiamo osservando, rispetto a quello che abbiamo visto a dicembre, una riduzione dell'età media e, riducendosi l'età media e circolando di più il virus tra i pazienti più giovani, va da sé che, la percentuale dei pazienti gravi adesso ha anche un'età più bassa. Lei da medico in questo momento, dopo un anno di Covid, che stato d'animo ha? Io sono speranzosa nei confronti del vaccino. Bisogna vaccinare tanto e bisogna vaccinare presto perché siamo di fronte ad un virus ad RNA che per definizione muta. Tutti i virus ad RNA hanno deficitari i meccanismi di riparazione del proprio codice genetico, quindi per definizione muta, quindi una rapida vaccinazione consentirà di creare un livello di immunizzazione basale della popolazione che potrà poi consentire di fare i giusti richiami nel momento in cui dovessero comparire varianti che non dovessero rispondere al vaccino. Nel rispetto sempre delle opinioni altrui, lei è un medico, si è vaccinata tra l'altro fra le prime, no? Facciamo anche diversi servizi in occasione del primo giorno di vaccinazione, che credo sia stato il 27 dicembre, 27 dicembre, sì. nell'ospedale Perrino, nell'ospedale di Summa e in altre zone del territorio. Che cosa si sente di dire di un medico che non accetta, di un operatore sanitario che non accetta di vaccinarsi? Allora, noi medici per dovere dobbiamo credere alla scienza, dobbiamo credere nella scienza. E i dati scientifici in questo momento ci offrono dei vaccini che hanno un rapporto rischio-benefici assolutamente a favore dei benefici. E quindi la vaccinazione è assolutamente consigliata, soprattutto per gli operatori sanitari che continuamente sono esposti al potenziale rischio di infezione, ma che soprattutto hanno il dovere non solo di difendere se stessi, ma di limitare la diffusione del virus, e il vaccino, da questo punto di vista, rappresenta un'arma efficacissima. Andiamo dai suoi colleghi nell'ospedale Perrino, il dottore Vernaglione. Allora, che situazione dal suo punto di vista è preoccupato, più fiducioso? Capisco che poi in situazioni di questo tipo un medico non possa dire tutta la verità, forse fino in fondo, nel momento in cui ha anche delle preoccupazioni, forse ha qualche remora ad esternarle per evidenti motivazioni. Ma voi che cosa vi sentite di dire in questo momento alla luce di quella che è la situazione a livello provinciale, dottore Vernaglione? Non è questione di non dire la verità, è questione di utilizzare cum grano salis le informazioni che appunto la scienza ci trasmette, cercare di tradurle ai nostri pazienti e alle persone che vengono con noi a contatto in maniera chiara e comprensibile. E quindi per i miei pazienti in particolare, io mi occupo di nefropatici cronici, che per definizione sono degli immunodepressi per la patologia stessa uremica, o lo sono farmacologicamente perché assumono degli immunosoppressori, in quanto molte nefropatie hanno un'origine immunitaria. Quindi è chiaro che sono delle popolazioni esposte, essendo appunto immunodepressi, a un'aggressione virale esterna come quella prodotta dal Covid dell'ultimo anno. Quindi si invita a stili di vita sobri anche nel mio contesto a non lasciarsi prendere dal panico, ma a seguire delle chiare linee guida, quelle del distanziamento, quella della prudenza, quella dell'utilizzo delle mascherine, quella dell'evitare gli assembramenti, ma anche quelli di fidarsi del personale sanitario che ha messo in piedi dei protocolli, nel nostro caso ben specifici, per tutelare, quando i pazienti sono in ospedale, la loro salute e il loro pericolo di contagio. Sicuramente siamo davanti a una ripresa, la cosiddetta terza ondata, in parte attesa, quindi sicuramente la guardia deve essere alta. Al momento, come ha detto anche la dottoressa Circiraci, abbiamo un incremento delle affluenze anche con pazienti con quadri clinici complessi, però diciamo ormai questo anno ci ha abituato, ci ha allenati a gestire senza panico e senza particolare apprensione questi casi e anzi sicuramente siamo più preparati oggi di quanto non lo fossimo un anno fa, la prima ondata, siamo alla terza, quindi gestiamo al momento mettendo in campo
tutte le risorse possibili per appunto gestire, non dico in serenità, ma con un contegno tutto ciò che ci sta capitando in questi giorni. Quando un medico, aprendo un giornale, un quotidiano, un sito internet, accendendo la televisione, legge che, per esempio, notizia di cronaca di questi giorni, a Francavilla Fontana, dei ragazzi di età compresa fra i 19 e i 21 anni, c'era anche un 17enne per la verità, hanno organizzato un festino, musica alta, alcol, cosa prova? Anche perché la dottoressa Cireci diceva, ed è confermato dai numeri, che l'età media si è abbassata molto, no? Dei contagiati. Che cosa provate in quel momento? Non avendo più parole anche per spiegare, no? Quanto si rischi la vita assumendo dei comportamenti che non sono corretti, avete fatto mille appelli ai genitori, ai ragazzi. A chi lo chiede, a tutti noi, Continuiamo con lei, poi sentiamo anche il dottore Pietro Gatti. cosa pensare? Penso innanzitutto a un problema di cultura, culturale che evidentemente è comprensibile che dopo un anno di crisi, soprattutto le fasce più giovani della popolazione sentono il desiderio di esternare, sentono il desiderio di socializzare, di essere fuori. È un'età in cui se non si ha contatto con la morte tutti i giorni, è difficile credere che possa esistere davvero ciò che noi vediamo tutti i giorni in realtà negli ospedali, o quello che possa pensare una persona più matura, più adulta. Quindi questa percezione del rischio porta a un comportamento adeguato. È chiaro che i ragazzi che vedono lontana la sfera della patologia, la sfera della morte, la sfera della malattia, tendono a sottovalutare e a ritenere i consigli che i media o i medici trasmettono, facendo questo fanno un giudizio che porta negli ospedali e forse la malattia per loro diventa non solo un problema patologico, ma anche pedagogico per affrontare anche meglio la vita in futuro. Grazie, passiamo al dottore Pietro Gatti. Quanto vi ha complicato la vita nella gestione di questa emergenza, il nostro deficit di conostro a livello nazionale e culturale, dottore Gatti? Deficit culturale, io direi che non parlerei in questi termini. Ci si aggiorna, ci si informa, si aggiorna dopo giorno. Quindi, se tutti quanti riescono ad andare incontro al approfondimento culturale di qualsiasi argomento attraverso l'utilizzo dei media, anche chi vuole acculturarsi. Per quanto riguarda l'esperienza del Covid, lo fa facilmente, anzi forse troppo facilmente, andando anche dietro a chimere di informazioni sbagliate. Quello che diceva prima il dottor Vernaglione è condivisibilissimo, purtroppo però è passato un messaggio che è stato un messaggio di impurità e immunità da parte dei giovani. L'abbiamo sentito tutti quanti dire sì, ma tanto io non avrò mai la malattia anche se mi infetto. Però poi nascono dei drammi che stiamo vivendo ogni giorno, quando un giovane si ritrova con un papà o con un nonno che è stato infettato magari dal suo comportamento non giusto, che ha determinato un'infezione che poi mette a repentaglio la vita della gente. E lì nascono dei danni personali, per cui secondo me il nostro compito è quello di continuare a trasmettere la giusta educazione. È vero che i giovani rischiano di meno sulla patologia, ma è solo in parte vero, perché si dà tanta importanza agli effetti di una vaccinazione di massa con gli effetti collaterali, che sono dei numeri, come abbiamo saputo, minimi di effetti collaterali, però nessuno tiene conto che un giovane ogni 100 che prende il Covid rischia la vita pure lui, con quindi numeri che proporzionalmente sono molto, ma molto più elevati rispetto ai numeri delle complicanze da vaccinazione.
Dottore, a proposito della vaccinazione, voi siete comunque costantemente informati, anche se magari di questo dovremmo parlare in maniera più specifica e puntuale con il direttore del SISP, Stefano Termite. Ovviamente non possiamo avervi tutti quanti ospiti contestualmente in una trasmissione che temporaneamente è limitata, ma sono ripresi nel frattempo i vaccini dopo che l'EMA ha sbloccato la situazione, l'EMA e l'AIFA hanno sbloccato la situazione di AstraZeneca. Qual è il vostro pensiero sull'efficacia di questo vaccino? E poi mi faccio una domanda, forse abbiamo sbagliato un po' qualcosa all'inizio di questa pandemia. Vaccini con due dosi che magari vengono somministrate a distanza di 3 mesi, durante i quali comunque si può contrarre il virus, ma non sarebbe stato forse il caso di lavorare su un unico vaccino, lo stesso per tutti? Ho fatto diverse domande, le rispondo con una risposta univoca. A noi medici non interessa, a me personalmente, ma credo a tutti quelli che sono presenti e anche a quelli che ci ascoltano, non interessa quello che può pensare la gente o che può pensare il giornalista di turno o che può essere scritto su Facebook. A me interessa quelli che sono i dati scientifici delle sperimentazioni. Noi, l'ho detto più volte nelle interviste, nella prima ondata siamo stati travolti e siamo ritornati a una medicina arcaica di 30 anni fa, non basata sulle evidenze scientifiche. Perché dovevamo fare così? Venivamo a contatto con qualche cosa di nuovo, di cui non avevamo avuto neanche il tempo di fare sperimentazioni, di conoscere, di fare. Adesso, dopo un anno, abbiamo le prime certezze sulla farmacodinamica, sulla farmacologia, sulla fisiopatologia, su come avvengono alcuni meccanismi di infezione, su quello che può dare il virus nel Covid, nel post-Covid. Ancora c'è molto da conoscere. Non abbiamo molti farmaci, abbiamo la possibilità della prevenzione. Per i vaccini questo serve. Conoscere quello che è stata la sperimentazione. Se la sperimentazione è stata su due dosi a distanza di 3 mesi, evidentemente vuol dire che per quel vaccino la cosa migliore è fare le due dosi a distanza di 3 mesi. Se poi ci sono dei problemi interpretativi, questo lo lascio alla popolazione, però noi ci dobbiamo basare su quelli che sono i dati scientifici. Poi c'è da dire una cosa, perché a me piace essere molto chiaro e schietto, forse anche un po' troppo. Allora, molti dicono, e io AstraZeneca non lo faccio, pure gente che mi conosce, che mi ha fermato, insegnanti che hanno fatto l'AstraZeneca, eccetera. No, io la seconda dose di AstraZeneca non faccio, non faccio neanche la prima di AstraZeneca, perché a voi hanno dato il vaccino migliore, a noi hanno dato il vaccino peggiore. Sono cose che si dicono. In realtà noi abbiamo un'evidenza scientifica di un'equivalenza di efficacia sia del vaccino Pfizer, che del vaccino Moderna, che di AstraZeneca, che di Johnson & Johnson. Per Sputnik non mi esprimo perché non abbiamo dati scientifici. Dovrebbe essere uguale, ma non li abbiamo, quindi non mi esprimo. Allora, alla fine della giostra, noi abbiamo due vaccini. Una tipologia di vaccini classica, quella con i vettori virali, che sono AstraZeneca, Johnson, Sputnik, e una innovativa, che non presenta più i vettori virali, ma presente all'RNA messaggero. Per quanto riguarda i primi, sappiamo tutto, perché sono vaccini che si utilizzano da 30 anni e oltre, e quindi sappiamo quali possono essere gli effetti collaterali in immediato e quelli che non ci sono a lungo termine. Per quanto riguarda i vaccini ad mRNA, sappiamo che hanno sicuramente, forse, meno effetti collaterali in immediato, però non sappiamo gli effetti collaterali a lungo termine. Però questo dagli studi clinici sperimentali. Poi ci sono gli studi sulla popolazione. E ieri sera, anche se di un'altra trasmissione, sulle Iene hanno fatto un servizio magnifico, dove cominciano ad uscire fuori i primi dati sulla base di dati scientifici, dove gli effetti collaterali, anche a breve termine, se andiamo a calcolare i vaccini ad RNA e/o i vaccini con vettori virali, sono effetti collaterali che si equivalgono o che sono anche forse numericamente poco poco maggiori per i vaccini ad RNA. Quindi questi sono i dati su cui ci dobbiamo basare, e la somministrazione dei vaccini deve essere effettuata su basi scientifiche.
Intanto questa vaccinazione, è stato chiarissimo il dottor Pietro Gatti, lo ringraziamo, intanto questa vaccinazione diciamo è ripresa e qualcuno ha sottolineato una sorta di disorganizzazione, vediamo un po' di vedere sul territorio quello che sta accadendo nel lab di Ceglie Messapica. Da un lato c'è la denuncia del consigliere regionale Luigi Caroli, un episodio che si è verificato ieri nel lab appunto di Ceglie, e poi c'è la risposta della ASL di Brindisi. Sentiamo un attimo intanto quello che ha denunciato Caroli e poi come l'ASL di Brindisi si è giustificata, ha reso le sue spiegazioni. Grazie. Vaccinazioni anti-Covid, vergogna, centinaia di prenotati hanno trovato l'hub di Ceglie Messapica chiuso e Lopalco si vanta dell'organizzazione. La denuncia parte dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Luigi Caroli, che su Facebook scrive: centinaia di brindisini regolarmente prenotati, oggi, riferendosi a ieri, hanno aspettato invano che l'hub di Ceglie Messapica aprisse per potersi vaccinare. Anziani accompagnati dai figli, molti dei quali avevano preso un permesso ferie dal proprio posto di lavoro, hanno aspettato in piedi nell'attesa che qualcuno desse almeno una spiegazione, che dicesse perché le vaccinazioni non venivano effettuate. Non stiamo parlando solo di un disservizio, incalza Caroli, l'ennesimo dell'ASL di Brindisi, denuncia ancora, ma di mancanza di rispetto per le persone. Si tiene chiuso il centro vaccinale dopo che sono state prese e confermate centinaia di prenotazioni senza che qualcuno senta il bisogno di dare una spiegazione. Siamo davvero alla disorganizzazione totale, mentre noi oggi abbiamo assistito nell'aula consiliare all'autoincensarsi dell'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco, secondo il quale tutto in Puglia non solo procede benissimo, ma siamo fra le regioni che vaccinano di più. Ma la matematica ci dice, conclude Luigi Caroli, che di fatto sono stati vaccinati in 3 mesi 5.000 pugliesi al giorno, circa 20 per comune. Questo è il grande risultato che Lopalco vanta come un suo successo. Dicevamo puntuale, arrivata la risposta dell'ASL che ieri ha scritto: erano stati prenotati nel centro vaccinale di Ceglie Messapica 98 anziani over 80. Per ragioni organizzative il loro appuntamento è stato posticipato al 6 aprile. Fra il 16 e il 19 marzo è stato effettuato il recall per avvisare gli utenti. 7 non hanno risposto dopo numerosi tentativi da parte degli operatori addetti al recall e per 4 il numero risultava errato. I restanti 87 sono stati puntualmente raggiunti e informati. Il problema riguardava pertanto 11 utenti. La ASL si scusa per il disagio causato agli utenti stessi, che possono in ogni caso presentarsi il 6 aprile per la vaccinazione, oppure possono contattare i call center e rendono pubblico ovviamente il numero per eventuali spostamenti. Insomma, non è facile gestire tutto, c'è sempre qualcosa che sfugge, dottoressa, fermo restando che diciamo in una situazione così delicata un errore minimo può comportare un rischio alto. È una campagna vaccinale che coinvolge un grandissimo numero di persone, quindi penso che gli errori sono, sì, dispiace quando ci sono, però certo, sicuramente sono ammissibili. Sempre la ASL comunica, ho ricevuto questa nota dall'addetto stampa questa mattina, la ASL di Brindisi ha concluso la vaccinazione per 2.400 rappresentanti delle forze dell'ordine e per i 200 volontari della protezione civile. Termineranno oggi le vaccinazioni per il personale scolastico. Con le 300 in programma si arriverà ad un totale di circa 8.300 prime dosi somministrate. Tutti gli operatori di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado che abbiano manifestato interesse alla vaccinazione sono stati contattati dalla ASL. In settimana verranno concluse le vaccinazioni per i detenuti e il personale della casa circondariale. Al 21 marzo sono 41.198 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate alla popolazione, 29.857 prime dosi e 11.341 seconde dosi. Andiamo con un altro servizio, che è quello che riguarda gli anticorpi monoclonali, e poi riprendiamo il giro degli interventi con i nostri ospiti, perché ieri la Regione Puglia ha fatto sapere che anche nella nostra regione si può procedere con questa cura. Cercheremo di capire, secondo voi, quale possa essere l'efficacia, che tipo di mano può darci questa terapia, atteso che per esempio per tanto tempo abbiamo parlato anche di plasma iperimmune, non ho ancora capito se sia efficace, se sia stato utilizzato ed eventualmente che tipo di risultati abbia dato. Sentiamo.
Da ieri nella regione Puglia è possibile utilizzare i farmaci anticorpi monoclonali per il trattamento dell'infezione virale da Covid-19. A darne notizie il direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro. Il Dipartimento, in linea con le indicazioni ricevute dal Ministero della Salute, da AIFA, ha definito infatti il modello organizzativo per l'utilizzo di questa nuova strategia di cura per la lotta al Covid-19 in termini di gestione delle scorte, individuazione dei pazienti elegibili al trattamento, prescrizione e somministrazione del farmaco. Gli anticorpi monoclonali anti-Covid saranno forniti direttamente dalla struttura del commissario straordinario per l'emergenza coronavirus e verranno stoccati presso la farmacia ospedaliera dell'ospedale di Venere dell'ASL di Bari, che fungerà da magazzino centralizzato per tutte le strutture ospedaliere regionali. L'individuazione dei pazienti da trattare spetta ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e alle unità speciali di continuità assistenziale, le cosiddette USCA, mentre la prescrizione e la somministrazione avverrà presso i centri ospedalieri autorizzati dalla Regione. Il protocollo è già operativo e consentirà di aggiungere una nuova e ulteriore arma ai medici pugliesi per la lotta al coronavirus. Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria e ci rivediamo fra poco per discutere di questo argomento. Dottoressa Ciraci, abbiamo ascoltato insieme il servizio. Cosa si sente di dire a proposito di questi anticorpi monoclonali? Allora, anticorpi monoclonali sono un'arma che ha dimostrato di avere una certa efficacia, nel senso che si è osservato una riduzione del tasso di ospedalizzazione a 28 giorni nei pazienti ad alto rischio di sviluppare una infezione grave da coronavirus di circa il 5%, che sale addirittura all'11% nel momento in cui la popolazione è selezionata. E sono un'arma che riguarda principalmente i pazienti che hanno un'infezione paucisintomatica, e va utilizzata nel più breve tempo possibile. La nota AIFA dice entro i 10 giorni, ma principalmente bisognerà cercare di utilizzarlo entro i 3-5 giorni, perché consente di ridurre l'ingresso del virus all'interno delle cellule, perché gli anticorpi monoclonali sono diretti nei confronti della proteina spike, quella che viene utilizzata dal virus per entrare all'interno delle cellule, e quindi di ridurre la possibilità che si sviluppi un'infezione grave da coronavirus. Sono per questo interessati i pazienti a maggior rischio, quindi i pazienti con insufficienza renale cronica, dializzati, i pazienti obesi, i pazienti che hanno patologie cardiovascolari con danno d'organo, i pazienti immunodepressi, e quindi rappresentano sicuramente una scelta importante in questo momento. L'ospedale di Ostuni fa parte dei centri prescrittori e già sono stata contattata da un medico curante per poter iniziare la somministrazione in un paziente affetto da patologia cardiovascolare severa. Ci faccia sapere, così facciamo un aggiornamento, raccontiamo sì. Diciamo il primo caso di utilizzo nel territorio di Brindisi, ma a questo punto andiamo dal dottore Vernaglione, perché giustamente la dottoressa sottolineava il caso specifico di alcuni pazienti che hanno problemi, parliamo di pazienti con problemi di nefrologia. Anche in questo caso, no? Prima si interviene, prima si riconosce il virus, meglio è, magari anche per evitare l'ospedalizzazione, per far fare il percorso più semplice a questo tipo di paziente che già di suo è delicato, è vero dottore? Assolutamente sì, dire che già da era pre-Covid l'utilizzo di anticorpi monoclonali in nefrologia è diffuso, perché si sono ovviamente molecole diverse ma sempre della stessa famiglia, è diffuso perché viene utilizzato per trattare molte patologie renali su base immunologica, quindi è un qualcosa che siamo avvezzi a somministrare. Ovviamente molecole che sono state sintetizzate per contrastare il Covid sono molecole nuove con le quali dobbiamo cominciare a familiarizzare, ma sicuramente l'ambito delle nefropatie è un ambito in cui si può prevedere che l'utilizzo di questi presidi, di questi farmaci, sarà molto utile, proprio per quello che diceva la dottoressa Ciraci, essendo pazienti fragili che anche hanno problemi di inerzia del loro sistema immunitario, aiutarli dall'esterno con queste molecole, anticorpi preconfezionati, può essere un'arma fondamentale. È chiaro, sarà bene stabilire e capire
qual è la tipologia esatta del paziente da trattare con questi farmaci, come anticipava già la dottoressa, i pauci sintomatici, e il tempo giusto di somministrazione, quando, vale a dire, la malattia viene presa in tempo, quindi c'è il timing giusto per poter somministrare questa categoria di farmaci, e non quando ormai le situazioni sono compromesse al punto che l'utilizzo del farmaco sarebbe inefficace. Sicuramente nel nostro ambito di questi farmaci è molto importante e ci darà, credo, delle soddisfazioni. Dottore Pietro Gatti, cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere che forse in Asa Brindisi siamo un po' fortunati, proprio con l'arrivo anche di questi farmaci monoclonali, fortunati perché abbiamo creato una rete organizzativa con un PDTA che è stato deliberato sin da ottobre scorso, è una rete che sta funzionando, perché noi abbiamo di fatto creato un modello di presa in carico del soggetto Covid positivo, da là fino alla fine, cioè soggetto che si esce con il tampone positivo, medico in medicina generale, attiva le USCA seguono il paziente a domicilio, se ci fosse necessità di un consulto con lo specialista, ci sono gli specialisti individuati dell'ospedale che vanno a casa del paziente anche a fare l'ecografia, là dove è necessario ovviamente. Poi c'è tutta la comunicazione con l'eventuale ricovero, là dove ci fosse un peggioramento, con l'ausilio 118, eccetera. Il post-Covid con gli ospedali post-Covid a livelli differenti di intensità di cure, tra mesagne, cigliene savi che ci sterminano. Quindi abbiamo un quadro completo. In questo quadro ora si inseriscono queste nuove terapie che con la dottoressa Ciraceri ci eravamo già organizzati da una ventina di giorni fa, quindi aspettavamo solamente che arrivasse il farmaco e che fosse disponibile. Noi ci abbiamo già la rete con gli USC e con i medici di medicina generale, ce li devono solo comunicare, sarà opportuno ora creare un recall tra tutti quanti i medici di medicina generale e le USCA, perché si devono individuare quanto più precocemente possibile gli individui che possono effettuare e giovarsi di questa terapia. Non è una terapia contro tutto il Covid. Il Covid è una malattia che è iniziata da un virus, ma è proseguita da un processo infiammatorio di risposta dell'organismo al virus. Quindi gli anticorpi monoclonali agiscono per ridurre la carica virale, diciamo così, che va a infettare le cellule, a creare il processo infiammatorio. Poi altri farmaci intervengono sul processo infiammatorio. Allora, se noi riusciamo a bloccare il sistema prima di arrivare al processo infiammatorio, tanto di guadagnato. E quindi sono le prime fasi sui pazienti a rischio, e sono quelle individuate dalla direttiva regionale, le prime fasi sui pazienti a rischio che ancora non necessitano di ossigenoterapia e che quindi sono veramente pauci o addirittura asintomatici. Su quei pazienti che sono a rischio, che sono, ripeto, individuati, su quei pazienti noi dobbiamo fare il monoclonale, dobbiamo essere celeri e veloci, e la velocità viene dall'ausilio, dall'aiuto che ci deve arrivare dai medici di medicina generale e dagli USCA. Grazie al dottore Gatti. Come quando un po' si fa conoscenza, no, fra gli esseri umani, first impression, vale anche per il medico, che come diceva lei prima dell'inizio di questa trasmissione, è fondamentale la prima impressione con la malattia per capire anche se è necessario ospedalizzare e come intervenire subito, perché poi è ovvio che da un anno che parliamo di Covid è venuta fuori anche un'altra questione. E si sono commessi anche degli errori, no, nelle prime cure, cioè la tachipirina, l'eparina, cure che molto spesso i pazienti non possono fare da soli in casa. Quindi il medico deve essere veloce, intuitivo, perché purtroppo il vostro è un ruolo cruciale. Si sarebbero evitati anche tanti morti, se ne è parlato in questi giorni, se sin dall'inizio fossimo stati pronti. Ma come diceva nel primo intervento il dottore Pietro Gatti, se non sbaglio, all'inizio eravamo ovviamente tutti quanti un po' spiazzati, e come abbiamo giocato un po' una partita di calcio, l'avversario andava riconosciuto, con la speranza che oggi lo si conosca un po' meglio.
Sì, assolutamente sì, nel senso che è importante comprendere bene le condizioni cliniche del paziente a domicilio, nel senso che deve essere gestito a domicilio il paziente che ha un andamento clinico benevolo della malattia, e questo riguarda la maggior parte dei pazienti per fortuna, ma deve essere soprattutto riconosciuto precocemente il paziente che invece sta evolvendo verso una forma che si sta aggravando con lo sviluppo eventualmente di un'insufficienza respiratoria, in modo tale che possa accedere precocemente alle cure ospedaliere, all'ossigenoterapia, alla ventilazione o eventualmente al trattamento antivirale. Dicevamo anche del post-Covid, perché lei è anche responsabile del post-Covid di Mesagna, perché poi i medici sono quelli, quindi per cui avete un super lavoro, siete responsabili di diversi settori nella gestione di questa emergenza. Com'è la situazione? Allora, il post-Covid di Mesagne è il post-Covid che accoglie i pazienti che hanno bisogno di un livello di cura un pochino più alto, nel senso che accoglie i pazienti che sono ancora in fase di guarigione, che magari devono ancora svezzare dall'ossigeno, oppure che hanno copatologie che richiedono una gestione un pochino più organizzata rispetto a quanto non viene fatto nei post-Covid di livello organizzativo più basso, nei quali invece vanno i pazienti che attendono semplicemente la negativizzazione del tampone. Questo tipo di organizzazione, come anticipava prima il dottore Gatti, è stata un'organizzazione che nei fatti si è dimostrata vincente perché ha consentito un rapido decongestionamento degli ospedali per acuti, dei reparti per acuti, e Tra l'altro, le quindi chiedo, scusa se la sì. interrompo, ho avuto modo di sottolineare che da quando è iniziata questa pandemia, lei mi ha detto, la provincia di Brindisi comunque ha retto, a prescindere da quello che vogliamo gridare. Come le ho anticipato prima, io non sono arrivata mai a riempire completamente fino all'ultimo posto letto, nel senso che sempre nel momento in cui stavo per occupare l'ultimo posto letto sono riuscita a mantenere alto il turnover e consentire una precoce dimissione dei pazienti proprio perché avevo la possibilità e l'arma del post-Covid dove poter mandare il paziente che ancora bisognava di ossigenoterapia. Forse le ho fatto perdere il filo rispetto a quello che stava dicendo prima, vuole Sì, concludere il no, volevo dire concetto. esattamente questo, ho consentito appunto il fatto di poter mandare in post-Covid pazienti che hanno ancora bisogno di una gestione medica e infermieristica, ha consentito appunto di congestionare i reparti per acuti e ha consentito all'ASL di avere sempre posti letto disponibili. Abbiamo un altro servizio da proporvi, realizzato da Fabrizio Caglianiello sull'attivazione di 30 nuovi posti letto. Lei parlava dell'ospedale di Ostuni, nel quale insomma, si è riusciti a fare un certo turnover. Invece, nell'ospedale Perrino sono stati attivati 30 nuovi posti letto e sentiamo Fabrizio Caglianiello, sempre informazioni che arrivano ovviamente dall'ASL di Brindisi. Sono stati attivati i 30 posti letto Covid nel reparto di medicina interna dell'ospedale Perrino di Brindisi. Dei posti messi a disposizione per i malati, 15 sono di terapia subintensiva e 15 sono riservati all'area medica. Il direttore dell'unità operativa, Pietro Gatti, ha sottolineato che l'ala no Covid del reparto rimarrà attiva per la cura delle altre patologie, garantendo dunque la sicurezza dei percorsi e degli interventi. Riapre, ha spiegato il dottor Gatti, la medicina interna Covid del Perrino. È stato necessario riattivare questi posti che erano stati chiusi subito dopo Natale al termine della seconda ondata, poiché in questi giorni si è verificato un incredibile incremento epidemiologico. Non abbiamo raggiunto la saturazione completa dei posti letto, ma il rischio di andare in affanno potrebbe concretizzarsi. C'è bisogno quindi di mettere nuove forze per dare la possibilità di ricovero ai pazienti. Qualcuno ci ha criticato perché si dice che questi posti letto siano a supporto di altre ASL. Bisogna ricordare che facciamo parte di un unico sistema sanitario nazionale e qualora si presentasse la necessità di dare una mano ai colleghi in difficoltà è giusto rispondere. È già avvenuto, prosegue il dottor Gatti, e avverrà ancora. Stiamo facendo un lavoro importante anche mantenendo la medicina interna no Covid. Non ci siamo mai dimenticati che esistono le altre malattie e per questo non abbiamo interrotto l'attività di nessun ambulatorio, sia quelli dedicati alle patologie croniche che quelli per le acute. Continuiamo così il nostro impegno garantendo i pazienti Covid e quelli no Covid. Dottore Pietro Gatti, anche in questo caso è stato chiarissimo, ma è possibile in una situazione di emergenza di questo tipo andare a vedere da dove viene un paziente? Cioè ci può interessare per capire qual è la situazione a livello provinciale, però poi a prescindere dal luogo di provenienza, dalla collocazione geografica del paziente, una vita da salvare, una persona da aiutare? Appunto, è quello che ho voluto sottolineare nel messaggio, perché purtroppo ci sono, come sempre, anche, no, purtroppo è giusto che ci siano anche delle critiche, chi la pensa diversamente da noi. Io sono convinto che
Qualsiasi paziente, qualsiasi soggetto, Covid o non Covid, e su questo aggiungerò una cosa tra poco, non ha dignità a rimanere su una barella di pronto soccorso per 24, 48, 72 ore, sia che abbia 4 anni, sia che ne abbia 92, peggio ancora ovviamente sugli individui fragili. Per cui quello che stava avvenendo in questi giorni, perché non riuscivano ad avere una giusta occupazione di posti letto in altre ASL, secondo me era non degno di dire di appartenere alla categoria dei medici per quanto ci riguardava, se potevamo dare una mano e non dare una mano. L'apertura del reparto Covid, dottor Venaglione, con cui ci confrontiamo sempre con la dottoressa Ciraci all'interno del Dipartimento, sanno bene quanti sacrifici ci stanno comportando a noi, organizzatori, ma soprattutto a chi ci lavora dentro. Perché abbiamo dovuto dividere, perché è stato un mio impegno personale, non eliminare i posti letto non Covid, perché ci dobbiamo ricordare che esistono comunque tutte le altre patologie. E in questo momento era necessario mantenere anche aperti i posti letto non Covid per dare la giusta assistenza a chi non è malato di Covid ma ha altre patologie, ha necessità di un ricovero in medicina interna. Per cui questo crea un grande sacrificio. Io ringrazio pubblicamente, non finirò mai di ringraziare tutti i miei collaboratori, medici, infermieri, ausiliari, addetti alle pulizie, che veramente con grande spirito di abnegazione, con un numero ridotto di personale perché abbiamo dovuto sdoppiare le attività, stanno facendo la loro parte per cercare di dare dignità di assistenza a tutti quanti i pazienti, indipendentemente dalla loro provenienza. Dottore Vernaglione, questa rete che poi avete costituito anche fra medici, lo ricordo sempre, l'ho detto già lo scorso anno in una trasmissione di questo tipo, informazione passata dal dottor Saverio Cinieri, c'è una chat, no, di medici in cui costantemente vi aggiornate. Questa cosa va molto oltre quello che vi è richiesto, è un modo per voler stare insieme, per voler essere aggiornati, perché quello che accade in nefrologia interessa anche al collega di oncologia, cioè avere sotto mano la situazione, sapere che cosa sta accadendo in un ospedale come l'ospedale Perrino, come l'ospedale di Ostuni, è fondamentale in tempo reale la situazione, è vero, dottore Vernaglione? Ci avete messo del vostro, diciamo, per lavorare anche meglio. Diciamo che una situazione emergenziale come quella che viviamo ormai da un anno induce per forza l'utilizzo dei flussi informativi al meglio. Quindi la comunicazione, tra l'altro, tra professionisti che affrontano il problema da diverse prospettive in base alle loro competenze, è fondamentale per assistere appieno a 360 gradi i pazienti. Quindi, anche utilizzando il nostro tempo libero, le nostre mail, le nostre chat, in qualunque ora del giorno e della notte, per comunicarci delle notizie che possono avere un rilievo per l'operato di un altro collega, è fondamentale. Quindi ci è stato molto utile, sin dai primi momenti di questa pandemia, l'anno scorso, il mezzo tecnologico che, diciamo, una sorta di telemedicina ante litteram, che ci ha consentito anche di prendere provvedimenti importanti in prevenzione e anticipare i problemi in maniera da essere più pronti proprio nella pratica clinica di tutti i giorni sul campo. Leggiamo, dottore Vernaglione, in questi giorni anche della variante nigeriana che sta preoccupando un po' di più, no? Perché a quanto pare questo è quello che si dice, ma attendiamo sempre conferma dalla comunità scientifica, che sia, diciamo, un po' più resistente al vaccino. Lei cosa pensa? Perché soprattutto poi trattando dei pazienti che hanno particolari, patologie come quelle ai reni nel suo caso specifico. No, guardi, da un anno a questa parte il Covid per noi è stato molto pedagogico, cioè, come ha detto lei prima, abbiamo affrontato in una partita un avversario che non conoscevamo per niente. Quindi giorno dopo giorno si sono accumulate le esperienze, le conoscenze che poi si sono solidificate e hanno dato evidenze scientifiche che oggi attuiamo nella pratica clinica, come per esempio i vaccini o gli anticorpi monoclonali. Sappiamo che le varianti è fisiologico, anzi è biologico che avvengano, soprattutto lì dove il virus replica più in fretta. Quindi
Quindi, per definizione, lì dove il virus è stato tenuto meno sotto controllo, anche nelle regioni brasiliane, africane, e anche nel Regno Unito, dove in primis la pandemia c'era più un po' troppo sotto gamba, per cui il virus ha agito molto, è chiaro che le varianti si stabiliscano. Ora, siamo ancora nella fase di apprendimento, qualcosina in più sappiamo sulla variante inglese, che ormai alcuni dati scientifici, non solidissimi ma orientativi, ci dicono che è una variante caratterizzata da una contagiosità più elevata ma da una letalità verosimilmente uguale al virus originario. Si dice ancora, ma i dati non sono certamente robusti, che le varianti, altre varianti tipo quella sudafricana o quella di origine africana appunto in genere, abbia anche una, oltre una contagiosità, una letalità maggiore. Però al momento non abbiamo dei dati, come diceva lui il dottor Gatti, e anche la dottoressa Ciciraci nell'esordio, l'arte medica si fonda sulla scienza, dobbiamo credere nella scienza. Allora noi in questo momento non abbiamo dati robusti che ci permettono scientificamente di dire che questa variante sia più contagiosa e che soprattutto non risponda ai vaccini che stiamo cercando faticosamente di proporre su larga scala alla nostra popolazione. Sicuramente è un elemento di attenzione che non può far altro che spingerci a essere più prudenti ancora nei nostri comportamenti. Questo lo dico alla popolazione proprio, perché più il virus circola, più le varianti si instaurano, più le varianti, diciamo, che giungono dall'estero si moltiplicano, come è successo per la variante inglese. Quindi il sapere che la nigeriana potrebbe affacciarsi, oltre a dire in questo momento, in tutta scienza, non possiamo dire se sia più contagiosa o più letale o meno, però ci porta a dire evitiamo di farla circolare osservando noi norme di prudenza che se conosciamo benissimo occorre solo un po' di pazienza per metterle in pratica. E torniamo sempre a bomba, norme di prudenza. Sulla variante nigeriana, cosa africana, cosa ci sentiamo di dire, dottoressa Ciciraci? Allora, io l'ho detto, sì, l'ho detto quando ho cominciato a parlare. Allora, il virus ed RNA per definizione hanno scarsi meccanismi di riparazione degli eventuali errori replicativi che si verificano durante i processi di replicazione. Quindi più replica, più errori ci saranno. Dopodiché il virus vuole sopravvivere e in una condizione di pressione antigenica come può essere quella del vaccino, cercheranno sempre più di sopravvivere varianti che cercheranno di scappare, no? Utilizzeranno i meccanismi di escape, sì, al vaccino. Quindi bisogna vaccinare quanto più rapidamente possibile in modo tale da creare un livello alto di immunizzazione in modo tale che si spera si possa raggiungere per il Covid quello che succede per l'influenza. Quando viene fuori un nuovo virus influenzale, in realtà viene fuori un virus poco modificato rispetto a quello dell'anno precedente. Non possiamo dirlo ancora, è troppo precoce dirlo adesso, però probabilmente quello che succederà per la vaccinazione anti-Covid è questo. Alessandro, andiamo avanti con un altro servizio che ci ha preparato Andrea Contaldi, che riguarda il follow-up Covid, cioè ci sono dei pazienti, mentre da un lato ci chiediamo quali saranno gli effetti collaterali dei vaccini, se a medio e lungo termine, fra 10 anni, dall'altro però ci sono persone guarite dal Covid, almeno così si dice, che però continuano a fare i conti con dei postumi che sono importanti, magari anche a livello polmonare, magari anche a livello cardiaco, e la ASL di Brindisi si è organizzata in questo senso. Sentiamo. Follow up per i pazienti Covid, parte nel PTA, dice gli MS Apicano, iniziativa del distretto sociosanitario di Francavilla Fontana e dei reparti di medicina interna e pneumologia dell'ospedale di Ostuni, volta a garantire la continuità assistenziale delle persone che sono state colpite dalla malattia in forma grave e hanno ancora esiti importanti, soprattutto a livello polmonare. Al momento, spiega il direttore del distretto, Francesco Galasso, siamo tra le prime ASL ad aver attivato questo servizio. Prendiamo in carico pazienti che sono stati ricoverati nei reparti Covid, malattie infettive, pneumologia, medicina interna e rianimazione e hanno bisogno di un controllo costante delle loro condizioni di salute. A breve questa esperienza sarà replicata in altre strutture dell'ASL. La coordinatrice dell'iniziativa, Emanuela Ciraci, direttrice dell'unità operativa di medicina interna di Ostuni, medico infettivologo, sottolinea che i pazienti ricoverati per Covid-19 spesso, al momento della guarigione, presentano ancora sequele, molte delle quali di natura cardiopolmonare, che necessitano di un monitoraggio specialistico e pluridisciplinare. Per questo, ha spiegato, in collaborazione con il direttore del distretto, il dottor Galasso, e il direttore
del reparto di pneumologia dell'ospedale di Ostuni, il dottor Pierluigi Bracciale, abbiamo deciso di attivare i day service previsti dalla regione per il follow up dei pazienti dopo la dimissione. Che tipi di problemi hanno presentato, ovviamente, per i casi che voi avete trattato, dottoressa, questi pazienti? Allora, il discorso è questo. In dimissione, l'attivazione di questi day service è stata semplicemente una risposta ad un richiamo da parte dei pazienti, nel senso che in dimissione i pazienti spesso hanno continuato a lamentare dispnea, hanno continuato a lamentare senso di fatica, per cui si è sorta la necessità di poterli vedere in post dimissione. Abbiamo visto appunto che tra i day service che erano stati previsti dalla regione c'erano i day service di follow up dei pazienti che erano stati ricoverati per Covid, quindi parlo di quei pazienti che hanno sviluppato una malattia più severa, una malattia che ha determinato una compromissione cardiopolmonare, e quindi in collaborazione con il dottor Bracciale e grazie al supporto del dottore Galasso abbiamo deciso di attivare questi day service, e in questo devo anch'io ringraziare insomma i miei collaboratori che costantemente mi aiutano sia nella gestione quotidiana dell'unità operativa della medicina di Ostuni e che si sono resi disponibili anche nel seguire ambulatoriamente questi pazienti. Sì. Facciamo l'ultimo giro di interventi, poi vi libero, perché insomma vi vedo anche impegnati, giusto? Anche la dottoressa controlla continuamente il cellulare perché nella speranza insomma che vada tutto bene in corsia all'ospedale di Ostuni. Ne usciremo, se sì quando? Perché poi sono domande che in momenti di disperazione vengono un po' a tutti. Sì, secondo me sì, ne usciremo nel breve, spero di vedere Quando, secondo lei, dottoressa, ci dia una botta di ottimismo? Allora, si spera, perché nel breve innanzitutto si spera che ci sia una flessione dei contagi, frutto dell'inasprimento, no, delle norme di circolazione delle persone. Anche se questa zona rossa non è come quella che abbiamo vissuto nel primo lockdown. Sì, non è così aspra, diciamo così. E soprattutto praticamente si spera che si abbia un controllo delle infezioni frutto della campagna vaccinale. Secondo che dovrebbe concludersi, no? Dovrebbe concludersi per l'autunno, quindi speriamo praticamente che con la deflessione naturale che ci dovrebbe essere nel periodo estivo, riuscendo a coprire poi almeno l'80% della popolazione, non si osservi poi in autunno una nuova ondata come c'è stato invece quest'autunno passato. A livello provinciale, secondo lei, quando inizieremo a tirare un po' il sospiro di sollievo, a vedere calare questa curva? Secondo me fra una decina di giorni. Ok, vediamo se i colleghi Vernaglione e Gatti sono concordi, se vogliono aggiungere qualcosa, se vogliamo dare qualche altra indicazione, aggiungere qualche altro dato, fermo restando che poi, lo dicevo anche prima, come un disco rotto non avete fatto altro che ripetere: state attenti, indossate la mascherina, igienizzate spesso le mani. Cosa deve fare più un medico se non curare e fare raccomandazioni? Poi sta a noi ascoltarvi oppure no. Ecco, questa poi è la verità. Dottore Vernaglione, come concludiamo? Concludiamo dicendo che come tutte le cose passerà anche questa. Cioè sia le cose belle che le cose brutte hanno una certa durata. Possiamo dire che durerà tanto meno questo disagio quanto più sarà incisiva la campagna vaccinale, che sta procedendo secondo buoni passi, quanto più saremo accorti e prudenti nel gestire la nostra vita sociale, anzi di farla al minimo così come le norme ce lo impongono, anche se i controlli francamente non sono gli stessi di un anno fa, devo dire, e quanto più verranno seguiti i protocolli ben codificati dalle aziende sanitarie, nella nostra in particolare, nei vari ambiti clinici, per limitare. Non sentiamo più il dottore Vernaglione. Un punto è quello che tra i sanitari, che sono la stragrande maggiore del virus, si è ridotta. Quindi questo è un buon viatico per sperare che quanto più altre categorie verranno vaccinate, quanto più in fretta faremo, tanto più queste curve potrebbero essere finalmente appiattite.
Grazie al dottore Luigi Vernaglione, sapevo che Alessandro mi avrebbe tolto la grafica, invece dovevo leggere, direttore della struttura complessa di nefrologia dell'ASL di Brindisi. Grazie per aver accettato di partecipare a questo confronto, per aver tolto un'ora da dedicare a noi, che poi è l'informazione dei cittadini. Andiamo a salutare il dottore Pietro Gatti, medicina interna ed oncologia, coordinatore clinico del Covid dell'ASL di Brindisi. Allora, dottore, che ci sentiamo di dire in conclusione della nostra chiacchierata? Allora, in conclusione, lei ha fatto una domanda, no? Quando finirà il tutto? Finirà quanto prima, se tutti fanno il proprio dovere, nel senso che i medici, forse abbiamo cercato di trasmetterlo, siamo pronti e lo stiamo facendo, gli infermieri lo stanno facendo, gli ausiliari lo stanno facendo, la popolazione lo deve fare secondo le regole che sono state più volte dette e ci deve essere una coesione da parte di tutti. Io prima non sono voluto intervenire e lo dico in maniera quasi così amichevole, dovrei dare un puffetto a Luigi Caroli, il consigliere regionale, per quello che è stato creato ieri come falso scoop. Lo dico come in maniera amichevole, visto che siamo amici dall'infanzia e continuerò ad essere amico anche suo sicuramente dopo quello che sto per dire. È inutile creare queste false relazioni o false informazioni, creando panico laddove non c'è necessità. Poi alla fine si è visto che non era neanche stato un errore, ma c'era stato solamente alcune persone che non avevano ricevuto la comunicazione per problemi tecnici. Il politico in questo momento deve fare il suo dovere, ci deve far arrivare i vaccini. Questo è il messaggio duro, schietto, principale. Noi possiamo avere tutti i distanziamenti sociali che vogliamo, possiamo fare tutto il lavoro che vogliamo all'interno dei reparti, possiamo dedicare l'anima, tutte le nostre energie, ma se non riusciamo a vaccinare velocemente tutta la popolazione, le varianti si formeranno e falliremo in quello che è il nostro obiettivo, che è quello di creare l'immunità di massa. L'immunità di massa purtroppo, ahimè, si creerà con le infezioni e ricordatevi che il 4% e anche più ora di chi si infetta va a finire con un ricoverato con un tubo in gola in maniera diretta, lo dobbiamo dire, e che il 2% degli infettati muore. Allora, questi sono i dati su cui noi dobbiamo ragionare e su cui noi dobbiamo lavorare. Per lavorare bene significa vaccinare con numeri molto più alti. Noi in ASL Brindisi in questo momento siamo in grado con la nostra organizzazione di poter vaccinare dalle 12 alle 15.000 persone ogni giorno. Significherebbe che ad avere i vaccini in 2 mesi abbiamo vaccinato tutta la popolazione dell'ASL Brindisi. Questo è il messaggio che io voglio passare ai politici, che ci devono mettere nelle condizioni. Poi certo non è colpa loro, sicuramente il problema è molto più grosso a livello internazionale, però che ci devono mettere, così come messaggio, nelle condizioni di poter chiudere questo cerchio e ritornare alla vita normale, che in questo momento è una vita di sacrifici per noi da un punto di vista lavorativo, ma di sacrifici per tante persone che stanno là fuori, che non sanno come arrivare a fare la spesa, non sanno come vivere, come sopravvivere, e che vedono tutti i sacrifici di una vita investiti in una partita IVA che magari sta andando a rotoli. Grazie al dottor Pietro Gatti, anche noi rivolgiamo questo appello ai politici, di ogni ordine e grado si direbbe se fosse la scuola, quindi fate di tutto per far arrivare questi vaccini, perché poi gli hub ci sono, gli spazi ci sono. Il direttore generale dell'ASL di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, ha sottolineato più volte quanto i sindaci del territorio si siano messi a disposizione per recuperare anche gli ambienti giusti ad ospitare l'attività di vaccinazione, per cui ognuno faccia il suo. Recuperiamo questi vaccini, che ne abbiamo bisogno. Grazie alla dottoressa
Emanuela Ciraci, direttrice facente funzione dell'unità operativa medicina interna Ostuni, nonché responsabile del post-Covid di Mesagni. Vi ringrazio tanto per aver accettato il nostro invito e ovviamente vi auguro buon lavoro, perché di lavoro ce n'è da fare ancora tanto. E io un saluto anche ai nostri telespettatori, ai quali auguro una buona serata.